Passione, tradizione e famiglia, si presenta così al Vinitaly la cantina Antonio Facchin di San Polo di Piave, vignaioli da 5 generazioni, premiati come di consueto dalla selezione 5 Star Wine, tra i vini della tradizione premiati. Siamo stati molto contenti perché quest'anno abbiamo vinto 3 riconoscimenti con l'incrocio Manzoni 6013, col Geron, che è semo vitigno autoctono base Raboso, e col Malanotte, che è l'unico DOCG del Piave. Poi c'è la soddisfazione che viene da Mundus Fini anche per il Rosé, un oro davvero forse atteso. Esatto, è proprio stato un oro atteso perché l'anno scorso avevamo preso il Silver, quest'anno abbiamo preso l'oro e tra l'altro si è classificato come miglior rosato nella sua categoria. Un Vinitaly, quello del 2022, che ha potenziato e rinnovato i rapporti con buyer ed imprenditori, che ha sottolineato ancora una volta l'importanza di affidarsi a palati esperti per trasmettere al consumatore tutto l'impegno della cantina. Noi dobbiamo fare il vino e dobbiamo farlo buono. Ci deve mettere l'ingrediente speciale che è la passione, che è l'amore per questo lavoro, per il territorio, e molte volte questo non gratifica sempre, però la passione ci convince ad andare avanti e poi arrivano le soddisfazioni come in questo Vinitaly. Però è vero che se noi non ci affianchiamo a delle persone straordinarie come l'Associazione Italiana Sommelier, dove persone come il presidente, il delegato del Lazio e tanti altri che conosciamo, che riescono a raccontare e a appassionare le persone nel mondo del vino. Questa è la cosa più importante, perché un vino non si degusta solo, ma si racconta, e quando uno riesce a trasmettere questo al consumatore ha già fatto qualcosa. E tra l'altro il tessuto economico del vignaiolo, dell'agroalimentare, è fatto di una miriade di piccole aziende che insieme sostengono un processo, ecco, quindi è inevitabile, quindi l'attenzione va dedicata proprio a loro, perché sono quelli che più difficilmente, con maggiore fatica, riescono a fare comunicazione. Quindi eventi di questo tipo, la capacità vostra di andare a raccontare le loro storie, è un momento intanto di aggregazione, ma un momento benevole, benefico per l'intera piacevolezza del nostro territorio.